Come avete visto dalle immagini che abbiamo mandato in, subito dopo la sigla, anche stasera puntata speciale dedicata a Firenze Marathon 2017 che si è svolta lo scorso 26 novembre, ormai sono già al 2018. Stefania, buonasera, stasera siamo qui accanto con i nostri ospiti che andiamo a presentare. Sì, buonasera ai telespettatori e ai nostri ospiti, andiamo subito a presentarli. Con noi Luigi Soriani, responsabile del percorso della Firenze Marathon, Alessandra Berchicci del servizio coordinamento volontari e Nello Baroncini, responsabile appunto del servizio coordinamento volontari. Stasera andremo a parlare anche, vi daremo anche qualche indicazione, ci sono tante le manifestazioni presenti a partire da domani anche, visto che domani è festa, l'8 dicembre, quindi avremo già manifestazioni per domani dove saremo pronti con le nostre telecamere a riprendere e poi naturalmente quelle che saranno anche nei prossimi giorni. Ma torniamo alla Firenze Marathon, torniamo con le immagini, stasera andremo a far vedere, Stefania, andremo a far vedere, a presentare gli ospiti, quelli più bagnati, diciamoli, perché sono quelli che hanno gestito tutta la parte logistica, il percorso, eccetera, cominciando alla mia sinistra da Luigi Soriani, che... Luigi, o Gigi, che dir si voglia. Intanto salutiamo anche Andrea Vannucci di nuovo, come l'abbiamo fatto la scorsa settimana, che l'abbiamo anche intervistato insieme ad Alex Zanardi e qui il gruppo dei maratonabili. Partiamo dal percorso, qui siamo in zona partenza, una partenza voluta, partenza e arrivo voluta ormai dallo scorso anno in Piazza Duomo, e l'idea, diciamo uno degli ideatori, forse ce l'abbiamo qua, vero? Buonasera a tutti, beh direi proprio... Di sì, perché l'idea era tanto che la cullavo e grazie al gruppo della logistica che mi supporta siamo riusciti l'anno scorso a fare questa partenza e arrivo in Piazza Duomo che penso non abbiano uguali in tutto il mondo. Naturalmente il ringraziamento per la realizzazione di questa partenza e arrivo e per il percorso nuovo va ai volontari, perché sapevo di poter contare su 2.500 persone che sarebbero state di supporto e indispensabili per la riuscita di questo progetto. Un progetto veramente interessante, Stefania. Che ne dici? Intanto vediamo la partenza, grazie alla telecamera in questo caso, che dovrebbe essere quella di Yuri Benelli, dall'alto, ormai ci è abituato a queste immagini dall'alto. Molto suggestive, sì. Partenza dei disabili e poi la partenza ufficiale che vedremo dopo, sempre Piazza del Duomo. Eccole qua, questi invece gli amici dei maratonabili che piace sempre salutare, perché è sempre una festa fanno, quando sì, passano loro. Veramente un bel lavoro fanno loro. Ed eccoli qua. E con chi andiamo adesso? Sì, invece? Andiamo subito con Alessandra, con Nello. Chi si sente di parlare per primo? Per primo. È uguale. Un gran lavoro dei volontari, come dicevamo, 2.500 volontari, Nello. Certo, quello che veramente mi ha soddisfatto per quest'anno è stata la prova di maturità che hanno dimostrato i volontari, perché
quando avvengono delle situazioni atmosferiche come quella di quest'anno, che all'improvviso è arrivato pioggia e freddo, c'è da aspettarsi che molti vadano via. Qualcuno l'ha fatto, ma tanti sono rimasti. E questo per me è stata la prova più importante della maturità dei nostri volontari. Sono rimasti fino in fondo. Hanno sfidato l'intemperie, non si sono fatti intimorire e hanno continuato la loro attività di volontario. Certo, fino in fondo, prendendosi l'acqua, prendendosi il freddo, prestandosi, dando gli abbigliamenti ai corridori che erano colpiti da ipotermia, accompagnandoli anche al bar a prendere qualcosa di caldo quando non ce l'avevano più. Sono stati veramente bravi. Questa è una prova di grande maturità. 2500 era il numero nero. Esatto, 2500. Alessandra, 2500. Sì, quest'anno anche difficili, tra virgolette, da gestire, perché abbiamo cambiato qualcosina ancora nell'organizzazione, quindi anche le richieste di adesioni, diciamo, sono arrivate a una casella che è quella degli infovolontari, che abbiamo lanciato quest'anno in forma ufficiale. E quindi c'è stato da gestire veramente un quantitativo di mail, di segnalazioni, di comunicazioni in entrata e in uscita abbastanza complesso. Però poi, diciamo, in accordo con Nello, con tutta la logistica Firenze Marathon, direi che i risultati si sono visti. E la grande prova appunto di maturità che diceva Nello si è potuta veramente vedere fino alla fine della corsa, perché poi anche il giorno stesso, ma il giorno dopo della maratona, ci sono arrivate tantissime mail, non solo dei volontari stessi, ma anche degli atleti, che ci segnalavano e ringraziavano tutti i volontari sul percorso. Ricordavano l'attenzione dei volontari nel passargli il tè caldo, per coloro che appunto erano in condizioni di ipotermia, nel coprirli, nel riscaldarli, nel aprirgli addirittura le merendine all'arrivo perché non avevano più la sensibilità alle mani. Quindi devo dire che i 2500 volontari vanno ringraziati uno a uno, ma anche devo dire tutta la città di Firenze, perché quest'anno veramente ha dato prova di essere una grande città aperta a questa esperienza, a questa grande esperienza della maratona, e ha dato prova di maturità in tutti i sensi. Intanto abbiamo visto spesso i maratonabili passare, dopo andremo anche a sentirli, tra l'altro nelle interviste sentiremo il responsabile che è Franco Zomer, poi andremo a sentire anche il presidente del CIP, il Comitato Paralimpico Toscano, quindi avremo modo di tornarci sopra anche su questa parte molto interessante che abbiamo prima commentato. Stefani. Sì, volevo tornare sul discorso che stavi facendo, Alessandra, sul fatto che hanno aiutato i volontari, hanno aiutato gli atleti in questo momento di difficoltà. Probabilmente si è creata una relazione empatica, hanno visto gli atleti con questo meteo soffrire e quindi li hanno proprio aiutati. Sì, anche perché il vantaggio dei nostri volontari sono spesso, quasi sempre, persone dell'ambiente, delle corse. Sanno cosa vuol dire se ti ritrovi a correre col freddo e con la pioggia inaspettata. Quindi sanno bene di cosa si tratta e quindi sono intervenuti in questo senso. Nello, mi viene da dire anche che per una domenica, come ha detto, la maggior parte sono persone del settore, quindi normalmente la domenica sono abituati ad andare alle manifestazioni, alle gare, a correre e a divertirsi. Però per questa domenica non si va da nessuna parte, si rimane a Firenze. Hanno scelto di dare mano in questo caso. E non solo, io vi posso assicurare, certamente la gran parte sono fiorentini, ma tanti vengono da fuori, città vicine e anche città lontane, anche dall'estero, addirittura. Confermo, perché io ormai ci sono degli stranieri abituati a venire a fare i volontari. Magari accompagnano un amico, un parente, il marito, la moglie che corre e quello viene a fare il volontario. E questo, anche questo è importante. Ne ho visti infatti, tra l'altro ho degli amici di alcune ASD e tutti erano schierati vicino ai rifornimenti piuttosto che appunto da volontari lungo il percorso. Gigi, abbiamo visto un tappeto, era un tappeto quello del rilevamento CIP, ma con questo umido poteva avere dei problemi, tu che sei abituato sul percorso a vedere
I problemi sono sempre nascosti dietro l'angolo, però ormai la professionalità di Time Data System è tale che difficilmente può succedere. Noi da tanti anni ci affidiamo a loro e dobbiamo dire che siamo sempre stati soddisfatti del servizio del cronometraggio. Volevo chiedere a Gigi qualche aneddoto, qualcosa come ha vissuto lui naturalmente questi ultimi giorni pre-maratona e durante la maratona. Innanzitutto ci racconti anche quelli della riga, chi sono? Quelli della riga, quelli della Siamo riga noi. siamo noi, praticamente è il gruppo logistica che il mercoledì o il giovedì, a seconda del clima, della pioggia o piuttosto del sole, andiamo a fare questa riga. Ci attrezziamo, abbiamo una strumentazione che Gigi Gnesti ha fatto e la montiamo su un furgoncino, scortati da noi con lo scooter e andiamo a tracciare la riga. Tra l'altro abbiamo visto anche un video in una C'è delle anche un video precedenti poi. puntate. Esatto, E sì. naturalmente bisogna farla in ore diurne quando il traffico È è tanto, massimo, è è massimo, massimo. perché almeno spande bene la riga e si vede meglio. A che ora è l'orario del ritrovo, Gigi? Ma ci ritroviamo alle 10 al magazzino della logistica, da lì una mezz'oretta per arrivare sul punto di partenza, il tempo di montare il macchinario, alle 11 si parte e si finisce intorno alle 2. Quindi perfettamente come dire, in orario notturno, quando il traffico naturalmente è abbastanza poco in quel Esatto. momento. Altre cose che hai vissuto, a parte la riga, che ormai lo sappiamo, per 3 giorni voi non dormite, anche per No, ne, quattro no, nella riga probabilmente. c'è un particolare, ti C'è un devo dire. particolare, che nello, a questo punto ce lo devi svelare, o l'uno o l'altro. Quello, no, no, te lo racconta Gigi. Ce lo racconta Gigi, Tutti gli dicele Gigi. anni quell'omino. Ah, beh, sì, questo è che tutti gli anni, quando siamo sul finire della riga, arriviamo intorno alle 2 al Ponte alla Vittoria, si trova un personaggio in pantaloncini corti, canottiera e quel sacchetto di un supermercato che attraversa il Ponte alla Vittoria. È immancabile, tutti gli anni c'è questo personaggio, mentre noi siamo lì a prendersi un caffè, un biscottino, e lui arriva e attraversa il Ponte alla Vittoria. Proprio sono quelle cose ormai che fanno parte della Non è storia. che è tipo il fantasma di un castello, o invece il fantasma del Perché no? ponte, Potrebbe anche essere, non si sa mai. Una nota di Che quando lo tocchi, probabilmente la colore. mano passa dall'altra parte o scompare. Svanisce, beh. Queste sono No, note, Stefano, carine, molto, sì, molto, molto carine da davvero. vedere e da Ma vivere. noi Io la mi sera, fece. quando si finisce la riga, ci sarà stasera, eccolo. E ormai è da quando è nata quella riga che lo Davvero. E lui vi trovate. aspetta. Sì, no, i giorni prima della maratona sono molto impegnativi, fra la preparazione di tutto il materiale, le varie riunioni con tutti i responsabili, motociclisti, logistica, capizona, tutta una serie di cose. E gli ultimi 15 giorni sono veramente frenetici, però alla fine, quando arrivi alla domenica sera alle 11, perché io quest'anno la sera alle 11 abbiamo portato via gli ultimi camion dei Bartolini da Piazza Santa Maria Novella, io e la Sara siamo rimasti lì per questo servizio, tutto è andato bene, ti senti già arrivare i primi messaggi di congratulazioni per l'organizzazione, per i volontari, a quel punto la soddisfazione è talmente tanta che tutta la fatica accumulata non la senti più. Eh sì, è come la sera quando arrivi alla fine, intorno alle 4 del pomeriggio, Stefania, che sei stata lì a fare le interviste dalla mattina alle 7 Sì. e non ti senti più le mani ormai, i Le piedi se ne mani, sono completamente soprattutto, andati, sì. con questo clima naturalmente poco, poco si può fare. Però alla fine, Gigi, è arrivato anche un piccolo sprazzo di sole, eh? Beh, diciamo che a un certo punto è arrivato anche il sole e non è stato gradito, direi, è stato proprio gradito, perché se fosse continuato a piovere sarebbe stato molto più dura. Tant'è che gli atleti, come diceva giustamente Fulvio Massini nella trasmissione scorsa, quelli che hanno sofferto di più sono quelli delle 3 ore, 3 ore e mezzo, che non hanno avuto il tempo, tra virgolette, di asciugarsi, perché poi comunque ha smesso di piovere e c'è stato un attimo di tregua, e quindi c'è stato modo anche di riprendersi
un po'. Mentre noi, Stefania, che eravamo in zona arrivo, non ci siamo mai asciugati perché non correndo, no. O almeno correndo in uno spazio limitato. Correndo dietro gli atleti che arrivavano. Correndo dietro gli atleti che arrivavano e casomai erano già bagnati, quindi sì. Continuavano a bagnarci. E io invece volevo riallacciarmi al discorso dei volontari con Alessandra. C'è per caso, tu eri giusto in strada, diciamo, li stavi... dietro a Gigi. Perfetto. Sulla moto davanti ai cicloni, okay. Ho avuto questo onore. C'è un episodio che ci puoi raccontare, che ti ha colpito, una cosa carina che ci puoi raccontare? Sì, devo dire, dopo aver finito il primo, il secondo e il terzo giro di controllo insieme a Gigi, mi sono fermata nella zona del ristoro dell'arrivo, dove appunto si vedono praticamente tutti gli atleti arrivare in delle condizioni quest'anno veramente molto molto difficili. La cosa più bella è stato vedere i volontari che si sono attrezzati per spostarsi da sotto il gazebo dove c'era il ristoro e portare dei vassoi con il tè caldo e darlo in mano a tutti i ragazzi che arrivavano. E il sorriso e il ringraziamento di questi ragazzi che prendevano questo tè caldo nelle mani è stata, devo dire, una soddisfazione molto grande, perché i volontari con il loro sorriso trasmettevano la gioia, l'entusiasmo, e chi la riceveva era soddisfatto perché, sia di quello che aveva appena concluso che della soddisfazione personale appunto di ricevere questo atto di amore, chiamiamolo così, perché il volontario che si ferma tutta la giornata sotto l'acqua indubbiamente deve essere mosso da una grande passione. Eh sì, sicuramente. Senti, ma che tu sappia, è mai nata qualche storia d'amore fra un volontario e un atleta? Oh. Ma oddio! Vabbè, dopo! No. Francamente non lo so, però di sicuro c'erano fra delle... due volontari anche. Sicuramente. È più probabile. Più probabile. Cioè, sei lì nel freddo... Hanno più tempo. Diciamo che sì, c'è tempo di mettersi attimo, vicini. Stai scaldando le mani, vicini, esatto. Perché non lasciare la moglie e il marito e andare insieme. Allora, queste sono le famose storie della maratona. E vabbè, tanto siamo in un posto poco conosciuto, Gigi, qui. Ponte Vecchio, direi proprio, è un luogo stupendo per una corsa come la maratona, attraversare il Ponte Vecchio e passare in tutto il centro storico. Ora quest'anno, col fatto che abbiamo leggermente modificato il percorso, siamo passati anche da via Lambertesca, di fianco ai Georgofili, in zone che non erano mai state toccate dalla maratona, e abbiamo avuto molti riscontri positivi. È piaciuto tantissimo, forse più di quello dello scorso anno, dove si andava a toccare via dei Serragli e via Romana, che quest'anno non abbiamo potuto transitare per causa di lavori. Quindi siamo proprio soddisfatti anche da questo punto di vista, malgrado le perplessità che avevamo quando abbiamo dovuto cambiare questo percorso. Io voglio domandare a Gigi quante telefonate ha ricevuto durante la maratona, nei 42 chilometri che lui si è fatto naturalmente in motorino, in scooter, quante ne ha ricevute? Ma sinceramente non lo so, però qualcuna sì, dai, qualcuna l'ho ricevuta, soltanto per fortuna quest'anno era attrezzato, quest'altro anno ne perdevo, anche con gli auricolari non riuscivo nella confusione e nell'eccitazione del momento. Non riuscivo a sentire la suoneria, invece con il Bluetooth quest'anno ho risposto a tutti, quindi sono molto più soddisfatto. Tecnologia Bluetooth all'interno del casco, ragazzi, non si può non rispondere. È stata favolosa. A uno gli ha risposto, tralala, tralala. ci sono anche queste cose, no? No, tanto per dire com'è andata, perché sennò sembra... cosa è successo? Perché... eravamo allo stadio vicino al campo di Marte, in quella zona lì. E quindi nel punto più lontano dall'arrivo. Esatto. Nello mi chiama e mi dice, Gigi, all'arrivo manca l'elettricità. E io, vista la situazione, per sdrammatizzare, gli ho detto tralala, tralala. Che cosa potevo fare dallo stadio? Dopo, per fortuna, è tutto risolto, il tecnico, è andato tutto bene. Effettivamente devo dire che, avendo vissuto la parte dell'arrivo io in questa maratona, poi naturalmente tutte le problematiche possono accadere dappertutto, però quello che accade dietro le quinte naturalmente non si vede dall'esterno, tutto è bello naturalmente dall'esterno, però ci sono anche dei momenti di, tra virgolette, panico, dove però grazie
ormai l'organizzazione rodata della Maratona di Firenze, le problematiche normalmente vengono risolte, quindi come dire, nessuno manca l'elettricità, ma andiamo a rimettere l'elettricità, cantando anche. No, era proprio per sdrammatizzare la situazione, vento, pioggia, freddo, manca l'elettricità, siamo a posto. No? La domanda mi nasce spontanea, 2010 o 2017 Gigi? Ti ricordi quell'anno in cui... Diciamo, io penso che sia sempre stata più dura il 2010, perché dalle 3 di notte fino alla sera alle 10 e non siamo ritornati a casa, è piovuto di continuo. Okay. E anche lì è tirato vento e freddo. Questa volta è stato più concentrato e più brusco il calo di temperatura, però secondo me il 2010 è stato più duro. Forse per gli atleti no, perché sono già partiti preparati all'acqua e al freddo. Ma per noi organizzatori il 2010 è stato sicuramente più duro. Intanto vediamo la parte, grazie alle immagini, queste sono quelle realizzate da Bruno Incetti, approfitto anche, questo invece l'arrivo, approfitto per ringraziare anche tutto lo staff della nostra trasmissione, della nostra, anche la regia naturalmente, che è stato partecipe fin dai primi momenti dell'apertura dell'Expo con le varie telecamere, a partire da Bruno Incetti che stiamo vedendo e poi Yuri Benelli e poi aiutami a ricordarmi tutti, Giulia e Paolo a Do Sport Festival, che vedremo tra poco anche nel servizio, perché più tardi avremo un servizio dedicato alla parte femminile, Alessandra. Alla parte femminile vi diciamo anche, cominciamo a svelarvi quello che abbiamo preparato. Abbiamo preso quattro ragazze, quattro atlete, fra cui anche alla prima partecipazione, ecco, invece questa è la vittoria invece della manifestazione. Abbiamo preso queste quattro atlete e cosa abbiamo fatto? Le abbiamo seguite prima della gara, durante l'Expo appunto, quando hanno ritirato il pacco gara, e le abbiamo seguite dopo la gara, quindi l'arrivo, abbiamo chiesto le loro impressioni, com'è andata. È stato un bel percorso, le ragazze erano molto molto contente. Stasera ne faremo vedere due, la prossima settimana torneremo ancora con una parte della puntata dedicata alla Maratona di Firenze e quindi avremo modo anche di vedere anche le altre due ragazze che sono state. Torno con Gigi, torno, perché qui siamo nella zona arrivo, qui l'elettricità ce l'avevamo, si vede la mancanza dell'elettricità quando il timer sparisce, non c'è più l'orario, e quindi lì scopriamo che era un momento di tensione, anche se la tensione c'era, ma mancava quella che doveva esserci. E Gigi, altre cose da raccontarci sulla Maratona di Firenze? Altre cose da raccontarci. Ci sarebbe da scriverci un libro intero su un anno, mi immagino. Beh, direi di sì. Devo dire che dobbiamo fare sicuramente riferimento all'amministrazione comunale, alla polizia municipale e all'ufficio mobilità, che ci supportano in una maniera veramente eccezionale. L'assessore Vannucci, che ha sposato il percorso in partenza e arrivo in Piazza Duomo, e anche lui subito ci ha sostenuto, ci ha incoraggiato, e anche in dei momenti in cui pensavamo di dover cambiare l'arrivo, lui ha insistito perché andassimo avanti. Non ultimo il servizio che abbiamo dovuto allestire per la sicurezza, perché in via Calzaioli e in via Martelli ci sono le famose fioriere, sono state messe a settembre per l'antiterrorismo. E quello era un... E vanno passate lì. Vanno bypassate. Bravo, grazie appunto all'amministrazione, al prefetto, al questore, siamo riusciti a avere il percorso sgombro. Sicuramente c'era un forte controllo da parte delle autorità preposte a questa cosa, che ci hanno permesso di fare veramente un grande evento. Questa invece è la zona dell'arrivo che, devo dire, grazie anche a tutta la parte dell'organizzazione, era molto vivibile per gli addetti ai lavori, perché naturalmente questa è una zona franca, mi viene da dire Gigi, una zona dove naturalmente arrivano gli atleti, devono, anche se vorrebbero stare lì ad aspettare casomai l'amico, ma non possiamo sostare perché 10.000 persone che arrivano non sono così... così poche, non le possiamo tenere lì, c'è proprio il deflusso
degli atleti che vanno a ritirare la loro medaglia, a mettersi a coprirsi, a prendere, come diceva Alessandra, il ristoro, tè caldo, soprattutto in questo momento era la cosa fondamentale. E quindi veramente l'organizzazione ha fatto del suo meglio per creare anche una buona zona arrivo. Gigi, anche qui merito di chi ha disegnato un po' tutta questa parte, perché naturalmente non è facile creare una zona di, sia la zona di partenza, far defluire 10.000 atleti in pochi minuti, e soprattutto anche la zona di arrivo, farli defluire anche lì in maniera da non creare quelle che sono le famose code. No, è chiaro, abbiamo studiato a tavolino prima di decidere di fare questo percorso la fattibilità, perché 10.000 persone partire in via Martelli, praticamente tutti in via Calzaioli, era una scommessa. Abbiamo fatto un po' anche dei calcoli, no? Quante persone passa da una determinata larghezza. Alla fine ci siamo convinti che era fattibile e l'abbiamo fatto. Così all'arrivo abbiamo creato un sistema che permette la massima fluidità del passaggio degli atleti arrivavano, vale a dire subito dopo l'arrivo si doveva fermare soltanto i primi tre, sia maschili che femminili, che dei diversamente abili per le premiazioni. Tutto il resto doveva defluire dietro, dove veniva ritirato il chip, gli veniva dato la medaglia e via via tutto quello che serve alla sussistenza dei maratoneti dopo l'arrivo. E arrivavano fino in Piazza della Repubblica, dove c'era il ristoro finale con tè caldo e alimenti solidi. Anche lì volevo raccontare, ho visto grande organizzazione, perché gli atleti arrivavano con le mani congelate, c'era chi proprio prendeva il chip perché non riuscivano materialmente a toccarlo. Sì, no, c'erano anche gli addetti, i volontari lì al servizio dei telitermici, che praticamente allegavano loro i telitermici sulle spalle degli atleti, perché non riuscivano proprio neanche a muovere le dita. Quindi dobbiamo dire che i volontari quest'anno sono stati, nel male del tempo, sono stati la risorsa aggiunta e questo valore in più della Maratona di Firenze, che penso sia difficile trovare anche nelle grandi maratone. Io ho provato a intervistare all'arrivo Anna Laura Mugno, che è stata la prima delle toscane, in realtà poi non ce l'ho fatta proprio perché aveva la mandibola che non riusciva a parlare bene proprio dal freddo, e quindi la salutiamo, visto che è stata la prima toscana al traguardo, decima assoluta tra l'altro della Maratona di Firenze. E allora Stefania, siamo intanto giunti a una zona break in questo momento. Vi ricordo anche che tra poco vi daremo anche i numeri del nostro concorso, il concorso fatto insieme a Runners e Benessere, alla rivista, dove avete votato sia via mail sia in zona Expo allo stand di Runners e Benessere, e lì poi ci sono i quanti all'arrivo. Naturalmente, come sempre, come tutti gli anni, sono gli arrivati totali più il numero dei diversamente abili, quindi sono 8.451 dovrebbero essere il numero totale degli arrivati, o forse 8.55. 8.455. 55, sì. Perfetto, sei molto preparata Stefania, sì. Eccoci qua. 8.455, vi diremo chi sono i nomi, tra l'altro abbiamo un esequo al quinto posto, sì. Sono 5 al quinto posto. Da. 5 al quinto posto. Andiamo invece, a proposito di diversamente abili, andiamo a sentire insieme per i maratonabili le interviste che abbiamo preparato. Sì, l'abbiamo preparato l'intervista a Franco Zomer, presidente dei maratonabili. Tra l'altro, appunto, c'è un sito dove trovate tutte le informazioni, www.maratonabili.org, dove io ho strapolato una piccola frase: chiamateci folli perché arriviamo a un'asta di partenza con parrucche colorate e cantiamo a squarciagola per 10, 21, 42 chilometri, soprattutto perché crediamo che le cose si possono cambiare di corsa, e quindi fanno veramente un bellissimo lavoro. Lanciamo anche l'altra intervista? Intanto sentiamo Franco Zomer. Franco Zomer, i maratonabili! Ci siamo, buongiorno. Porteremo il sole anche oggi, di sicuro. Un grande sole con tanti ragazzi in carrozzina, ma che hanno davvero un grande cuore, come qui tra il Battistero e il Duomo.
Questa è una gara memorabile, storica, sia dal punto di vista della città storica e poi ovviamente la cultura che ci accompagna. Una grande organizzazione, un'ottima organizzazione direi. Come sempre siamo trattati da principi e siamo principi. Siete in tanti oggi e provenienti anche da tutta Italia. Sì, tutto il centro nord Italia, siamo una 11 carrozzine. 11 carrozzine, cercheremo di fare il nostro meglio, anzi faremo il nostro meglio. Grazie. Buona giornata, ciao. 11 carrozzine spinte a turno naturalmente dai, chiamiamoli volontari, volontari che però corrono e fanno la loro maratona, Stefania. Ricordiamo, si riconoscono perché hanno tutti palloncini, partono i palloncini. Fischietti, parrucche, sì. Occhiali colorati. Da clown, nasi rossi e così via. Adesso andiamo sull'altra intervista, l'intervista a Massimo Porciani, presidente del CIP Toscana, il Comitato Italiano Paralimpico. Con il presidente del CIP Toscana, una grande manifestazione dove la presenza degli handbike è fondamentale. È fondamentale e soprattutto è cresciuta tantissimo di livello. Tanti anni fa, quando con alcuni amici abbiamo cominciato a partecipare, era una festa di partecipazione. Ora la festa di partecipazione è di maratonabile e molto bella. Quella dell'handbike è salita di livello, abbiamo il vincitore del Giro d'Italia dei Tetra, il vincitore del Giro d'Italia dei Para, abbiamo Alex Zanardi, abbiamo i più grossi corridori italiani, quindi è un grande prestigio, una grande soddisfazione. Anche bella questa partenza, questa nuova partenza già dallo scorso anno dal cuore di Firenze. Eh sì, questo è uno scenario inimitabile, anche Giove Pluvio ci ha voluto bene, il clima è perfetto per correre, quindi sarà certamente una bellissima gara. Giove Pluvio non ha voluto poi così bene alla fine, ma questo anche Dario Nardella, il sindaco di Firenze, l'aveva detto, e quindi poco, nessuno forse si aspettava veramente questa ondata d'acqua prima della partenza. E allora Stefania, dove andiamo adesso? Lanciamo subito lo spot con alcuni consigli su cosa fare anche a Capodanno. Iniziare a correre non è mai stato così facile. Approfittate oggi delle promozioni Training Consultant per programmare il vostro allenamento in maniera controllata e per raggiungere i migliori obiettivi. I nostri training holidays in località di mare o montagna abbinano allenamento e divertimento da soli o con tutta la famiglia. Contattateci per informazioni su tutti i nostri programmi o passate a trovarci nella nostra sede di via Fra Giovanni Angelico a Firenze. Vi aspettiamo! Runners e Benessere, la tua rivista che ti aggiorna ogni mese su quello che succede in Toscana e non solo. Classifiche, le prossime gare e tanti articoli tecnici. Abbonati alla rivista che parla di te o regala un abbonamento a Runners e Benessere. Trascorriamo insieme anche il prossimo anno. Buone corse con Runners e Benessere. Non sai che fare per l'ultimo dell'anno e non ti basta il solito cotechino con le lenticchie? Unisciti a noi! Dal 30 dicembre al 1 gennaio ti porteremo a correre e passeggiare tra i boschi della Miata e i sentieri della Val d'Orcia. Natura, terme, mercatini natalizi e borghi medievali, lo scenario perfetto per una vacanza di relax, sport e divertimento adatta a tutti. E per San Silvestro, cenoni con balli e musica dal vivo. Il nuovo anno sta arrivando, accogliamolo di corsa! Per saperne di più invia una mail a redazione@runners.it o chiama il 333-7179-966. Ancora qualche posto disponibile proprio per l'ultimo dell'anno, per passarlo con il gruppo Runners, in uno scenario fantastico. Stefano, dove vai domani? Dove hai deciso di correre, di fare una mezza maratona, sì, per caso? Domani vado alla mezza maratona di San Miniato. Sì? Sì. 21 km e 0,97 metri per te. Ci provo. Fai gli 0,97? Sì. Cattivo. Ricordiamo che saremo anche lì con le nostre telecamere. Partenza, ce l'abbiamo i dati? Sì, partenza ritrovo alle 7.30, partenza alle ore 9. Il tracciato ricordiamo che è omologato FIDAL e si svolgerà anche la quarta edizione della maratona in due a staffetta. Ebbene sì, l'abbiamo poi presentata nelle settimane scorse. Vi ricordo invece, per quanto riguarda invece
la maratonina di Prato, avete delle iscrizioni agevolate fino al 23 dicembre, quote agevolate a soli 10 euro per la mezza maratona di Prato, che sarà, come tradizione vuole, per Pasquetta, il giorno di Pasquetta, e 10 euro. Quindi... solo online sul sito www.enternow.it oppure www.maratoninadiprato.it. E poi le quote passeranno fino dal 24 al 31, dal 24-12 al 31-1. Passeranno a 15 euro, poi 20 fino al 10 di marzo e poi gli ultimi giorni, quindi 10 euro è veramente un prezzo folle, mi viene da dire in questo caso, per partecipare alla maratona di Prato. Andiamo invece con le immagini, e sulle immagini poi andremo a commentare. Le immagini sono, in questo caso, è un book fotografico che abbiamo relativo a quello che è stata la giornata del venerdì, sì. Con i più forti, i più veloci, i più forti e i più resistenti di Firenze, trofeo Conad, valido per le scuole, l'ultimo biennio delle elementari, quarta e quinta elementari, il triennio delle medie e prima e seconda superiore. Atleti di tutte le scuole fiorentine, erano ben 1600, giusto? Sì, dalle elementari fino alle superiori. Ecco qua invece abbiamo proprio Ginky, che sì, è la nostra mascotte. Nello, ma si comincia a fare atletica a che età? La domandi a una persona non molto particolare, perché io all'età di 23 anni pesavo 124 kg. Quindi certamente... Non l'avessi mai detto, Stefania? No. Quindi a quell'età sicuramente non correvo. Io ho cominciato a 40 anni, ora sono 30 anni che corro, per cui... E quindi non hai vissuto questa fase qua? Esatto, non l'ho vissuta, per altri problemi non l'ho vissuta. E sicuramente adesso le scuole stanno attente anche alla qualità, no, del sarebbe vita importante, dei ragazzi, la salute. Ancora di più, perché come si sa, in generale l'alimentazione attuale, moderna, porta sempre a situazioni che aggravano sul peso delle persone, per cui anzi più si attività si fa è meglio. È importante iniziare presto sicuramente a fare ogni tipo di sport, e l'atletica in particolare, perché si fa all'aria aperta, perché l'ho fatta io fin da piccola. Vabbè, 1600 erano i ragazzi delle scuole che sono stati presenti e poi sono stati premiati, i primi sei di ogni anno, premiati per anno di nascita e per naturalmente specialità, non mi veniva la parola, quindi velocità, lancio del peso e 1000 metri, e 1000 metri, quindi resistenza. Erano veramente veramente tanti, che poi sono stati premiati durante l'Expo di Firenze Marathon il sabato pomeriggio. E tra l'altro il Expo, che abbiamo una chicca finale che ve l'abbiamo già annunciato, abbiamo preparato proprio il servizio dell'Expo del prossimo anno, che ve lo lanceremo poi alla fine della puntata. Senti, ma ti volevo chiedere, ma tu che eri lì a vedere questi ragazzi che correvano, che cosa hai notato in loro? Tanta grinta, voglia di divertirsi, qual è la cosa più bella che ci puoi dire? Allora, per qualcuno è anche la voglia di fare forca a scuola, okay. Potrebbe essere una... Però veramente questa foto che avete visto adesso è quella che ci dà veramente tanto entusiasmo. I ragazzi tutti contenti, tutti soddisfatti di aver fatto questa giornata di festa, anche di festa, ma soprattutto anche di sport, perché naturalmente ci sono stati poi i premiati, quelli che hanno avuto, che sfortunatamente sono dovuti tornare il sabato alle premiazioni, e quindi qualcuno invece, Stefano, è tornato anche la domenica nelle prossime immagini che andiamo a vedere alla Ginky Family Run. Ginky Family Run, dove Gigi non era presente, perché era con il motorino in giro era già a Campo di Marte. Insieme anche quelle che vedete sono le maschere, sì. due personaggi di Pechino Express. Di Pechino Express, sì. Ovvero Cocco e Pinna, ecco. Con l'esattezza, che erano presenti, sì. Tra l'altro lì. Appunto, con le faccine regalate dalla Huawei. No? Uno degli main sponsor della manifestazione. E quindi i ragazzi, Gigi, ti avrei visto bene correre con la mascherina davanti e poi andare a riportarla per dare punti alla squadra. Sarebbe stato proprio comico, direi. Cosa ci dici della Ginky a proposito? No, la Ginky è una delle manifestazioni collaterali, insieme appunto anche alla staffetta
1x30 e in memoria del grande amico Mauro Pieroni che si corre il sabato allo Stadio Atletica. Ritornando alla Ginchi, appunto, avevamo oltre 2000 iscritti, dopo il tempo purtroppo ha penalizzato un po', non tutti sono stati presenti, però come vediamo sì, c'era un bel numero, anche qui le defezioni sono state minime come in maratona. È stato proprio, è sempre un bel evento, una gara nel centro della città, neanche una gara, una passeggiata direi più che gara, nel centro della città di 2 chilometri, dove i ragazzi vengono applauditi dal numeroso pubblico che c'è lungo il percorso. Tra l'altro questi sono i primi arrivati, ma ci sono anche molti più piccoli che mano nella mano con il papà o la mamma hanno camminato lungo il centro, quindi è stato molto carino da vedere sicuramente. Molto e bello. Mentre ci godiamo queste immagini, Stefania, andiamo a svelare che poi vogliamo, se possono, vogliamo ospiti nella prossima puntata, i vincitori del concorso Quanti all'arrivo. Intanto vi abbiamo già dato il numero 8455 che è formato da 8434 più 21, il numero dei cippati, diciamo in maniera volgare così, e a indovinare per soli 4, un meno 4, sì. È stato Riccardo Rocchi che ha scritto 8451, naturalmente lo scarto può essere in più o in meno, quindi... Daniel Nobile è il secondo con 6 di scarto, Carlo Rossi 15 e poi Giacomo Iadevaia 18 e poi abbiamo un grande esequo al quinto posto con Michele Pacini che ha un più 23, sono tutti a più 23 o meno 23, Gianfranco Gozzi, Daniela Di Cesare e Andrea Mazzeschi e quindi più o meno 23. Chi vuol venire naturalmente daremo il premio che è messo in palio per questa giornata, proprio giovedì prossimo premieremo ufficialmente, dove vedremo anche altre immagini e il secondo servizio sulle donne che tra poco andremo a vedere sulle nostre ragazze. Tanto si punta, Gigi, si punta tanto sulle donne ultimamente, che stanno crescendo e prima o poi supereranno gli uomini neanche nelle maratone. Beh, sai, le donne hanno delle potenzialità enormi e qui a Firenze hanno dimostrato di andare un pochino più forte degli uomini, oserei dire, naturalmente con i dovuti rapporti. E... Il motivo ce l'ha spiegato Fulvio Masseni giovedì scorso. Beh, lui è un tecnico, quindi infatti, sa quali perché quali hanno sono... più massa grassa. Alessandro ci ha seguito. Lui sa benissimo quali sono le... i privilegi delle donne in questo senso, in questo naturalmente caso, sì. Sì. Però in effetti il percorso che da 2 anni è in centro ha fortemente valorizzato le donne. E intanto noi, a proposito di donne, andiamo a sentirci e lanciamo anche il servizio proprio delle nostre due donne, ma prima l'intervista alla prima handbike, Laura Bassi, e poi lanciamo direttamente il servizio dedicato proprio alle donne. Continua la nostra carrellata di soggetti femminili che partecipano alla Maratona di Firenze. Sono con Natalia che ci racconterà da dove viene, che cosa fa nella vita e perché corre fondamentalmente. Buongiorno a tutti, mi chiamo Natalia, vengo da Roccafranca in provincia di Brescia e sono un'insegnante. Corro perché mi piace correre e correre è come fare un viaggio in cui hai modo di pensare a tante cose della tua vita e quindi hai tempo per pensare, per riflettere e alla fine ogni tanto trovi anche qualche soluzione. Allora, scendiamo più non sul tecnico ma insomma sul focus della gara di domani. Come ti sei preparata, quali sono le tue aspettative e perché hai scelto la Maratona di Firenze, insomma, per la città, per la tipologia di gara? Allora, questa è la mia seconda maratona, la prima l'ho fatta a Brescia con un tempo di 3:27 e spero almeno di eguagliarlo, fare qualche magari minuto in meno. Mi sono preparata, per cui spero di fare quel tempo. Firenze perché ci sono venuta l'anno scorso ad ottobre per un concerto della mia band preferita e mi sono innamorata di questa città. Qual è la tua band preferita? Si chiamano i Biffi Clyro, non sono tantissimo conosciuta in Italia, però io li adoro. Aiutiamo a conoscerli, che genere suonano? Suonano un genere sì, tipo punk, rock, però un rock molto particolare ma molto bello, quindi
sono venuta qui a ascoltarli e mi sono fermata qualche giorno e mi sono innamorata di Firenze, per cui quando avevo scelto la seconda maratona a marzo ho scelto Firenze. Allora, Pettorale F741, Jessica appartiene a un noto gruppo di runners. E da dove vieni? Vengo da Calenzano. Ah, quindi vieni da vicino? Sì, sì, sì. E, non è la prima maratona? Sì, è la mia prima maratona, sono emozionata, però anche abbastanza tranquilla perché voglio comunque divertirmi. Beh, questo è lo spirito con cui va affrontato. Non ho pretese di arrivare nei tempi. Ma hai anticipato la domanda, volevo sapere quali aspettative avevi del risultato. Quindi... Il risultato, io desidero solo finirla e stare bene. Non ho un tempo da seguire, non voglio guardare l'orologio, quindi me la voglio godere. È la mia prima maratona e intanto voglio assaporare e godermi queste sensazioni e questo percorso. Poi magari la seconda vedremo anche i tempi. Di migliorare ovviamente. Sì. Ciao Jessica. Ah, fai anche tu la maratona? Sì. È la prima? La seconda? È la prima volta. Ah, te? Bello. La seconda ah, che faccio? Accidenti. La seconda. La prima l'hai fatta? L'ho fatta a Brescia. Quindi qui è la prima volta. Qui è la prima volta che corro. Se non interrompo qualcosa, si stanno conoscendo due delle nostre atlete che vengono come abbiamo visto, da posti diversi e quindi hanno un approccio totalmente diverso anche con la città. E, ragazze, datevi un consiglio reciproco, un in bocca al lupo reciproco, tu che sei di casa. Visto che per me è la prima e per lei è la seconda, vorrei un consiglio. Beh, vivila proprio tranquillamente, goditi anche il panorama, che insomma correre per Firenze è un'esperienza unica. Sì. E quindi insomma hai 42 km da goderti in tranquillità. Grazie mille. Natalia, oggi è un altro giorno, siamo veramente alla partenza, come ti senti? È un po' agitata, però felice per quello che sto per fare. Ma mi sembra molto tranquilla, quindi... Sì, però insomma dentro è un turbinio di emozioni indescrivibili. Beh, noi non ci resta che augurarti, come si dice, un bocca al lupo, mi raccomando, stesso sorriso che c'hai ora all'arrivo e ti ritroveremo lì. Grazie mille, grazie e buon lavoro. Natalia Brignoli, com'è andata? Il tempo non ci ha aiutato, no? È andata bene, dai, sono contentissima. Non so se sono riuscita a battere il mio tempo, ho avuto un po' di problemi con l'orologio, però sono felice. Un po' stremata anche. Sì, ma poi tanto felice. Sì, ti vedo emozionata. Sì, molto. Com'è correre a Firenze? È una meraviglia, veramente bello e... soprattutto per il calore della gente, davvero tanto tifo e soprattutto anche da forse gli organizzatori, bello, davvero bello. Ti sei divertita almeno? Sì, molto. Grazie, vai a coprirti, ciao. Intervista, com'è andata Jessica? Bene, sono contenta, l'ho finita, era il mio obiettivo finirla, sono emozionata da morire. E raggiungere questo traguardo è stata una delle cose più belle che avessi mai potuto fare. È stata difficile, qual è stato il punto più difficile della gara? Nessun punto, me la sono goduta tutta, purtroppo la mia difficoltà è stato il freddo, l'acqua e il vento, mi ha messo in crisi, per il resto è andato tutto bellissimo, Firenze è stupenda. Senti, ma è corto, ho visto un grande abbraccio ora sul finale. Io sì, Emanuele mi ha accompagnato per tutta la maratona, non mi ha mollato un attimo e gli devo tanto, tanto gli devo e sono contenta perché ho fatto anche tanto l'allenamento da sola, non sono stata aiutata da nessuno, però la prossima la preparo. Quando è la prossima? Ma non lo so, credo fra 8 mesi. Ci saluti i telespettatori. Buonasera a tutti, siamo a Firenze, la Firenze Marathon, e provatela,
se potete, perché è un'esperienza meravigliosa. Eccoci qua, intanto abbiamo visto le donne, ragazzi, sempre protagoniste, Jessica, che l'abbiamo avuta anche in studio per ben due volte. Stefania, cosa volevi dire? Sì, volevo dire, a parte è saltato il video, l'intervista a Laura Bassi. Problema tecnico, forse riusciremo a mandarla alla prossima puntata. Sì. Parlavamo qui durante appunto il servizio con Alessandra e ci raccontava di un bel esperimento che hanno fatto quest'anno con i volontari, cioè, e che forse probabilmente proseguirà anche il prossimo anno. Sì. Alessandra. Sì, abbiamo provato a ottimizzare il rapporto con i nostri volontari cercando di eliminare la carta e passare al mondo digitale, per cui tutte le istruzioni che vengono date ai volontari per prestare il loro servizio vengono inviati via mail appunto attraverso la casella info volontari, per cui quello è il nostro punto di riferimento per le comunicazioni in entrata e in uscita. Quindi il prossimo anno stiamo già lavorando per migliorare il servizio e intendiamo fare ancora un altro passettino in avanti. Bene, invece passiamo a Gigi. Gigi, il prossimo anno? Il prossimo anno è già partito, oggi hanno finito di risistemare tutto il magazzino, tutto il materiale che è stato utilizzato per la maratona, i magazzinieri hanno ristipato tutto nel loro posto e siamo già ripartiti dai giorni scorsi con le iscrizioni che sono già aperte online. E in più una novità per il prossimo anno sarà il Marathon Expo, che non sarà più allo stadio d'atletica ma sarà alla Leopolda. Vi faremo vedere il servizio nella prossima puntata, proprio realizzato appositamente. Ma adesso ci dobbiamo andare a vedere tutta la parte delle interviste, Stefania. Mentre sì. Noi quando ci vediamo? Giovedì prossimo, 14 dicembre, sempre su Toscana TV, 22:30, canale 18. Buonanotte. Buonanotte. Marco Fiore da Pisa, qui a Firenze per questa Firenze Marathon. Sì, è stata una bella gara. Una grandissima organizzazione e la pioggia e il vento l'hanno resa più sofferta e più bella da correre. Veramente sono dura, ho visto tanta gente, ha avuto difficoltà. Dove è stato il momento più difficile? Forse gli ultimi chilometri per un po' di stanchezza, ma la cornice e il percorso l'hanno resi veramente belli lo stesso. Anche con la pioggia però il pubblico di Firenze ha partecipato. Tantissimo, tantissimo sostegno, tantissimo aiuto. Non credevo con questa pioggia di trovare tante persone così entusiaste lungo il percorso. Tra l'altro 34 band che vi hanno dato un po' di musica, un po' di ritmo. Sì, 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 ora non le ho contate tutte, ma sempre lungo il percorso abbiamo avuto anche, ripeto, anche sotto la pioggia, tutte queste persone che si sono spese per noi, per aiutarci e per rendere bella questa domenica. Quindi veramente voglio ringraziare, davvero. Grazie a voi. Grazie. Ciao Barbara, com'è andata? Bene, bene, freddo, non morire. Sei stanca, il tempo non ci ha aiutato. No, ma freddo, tanto, tanto freddo. Ci dici qualcosa, la tua esperienza? Ma è una persona bellissima, anche perché è la mia città e quindi il tifo è stato fenomenale. Sonia Pallaia, assessore al turismo del comune di Siena, qui a Firenze per la Maratona di Firenze. Un grandissimo piacere, io ho promesso agli amici fiorentini che se avessi corso un'altra maratona avrei corso Firenze e eccomi qua oggi. Ora aspetto tutti gli amici fiorentini e anche qualcuno del comune alla nostra terra di Siena Ultramaratona a febbraio a Siena. Senti, ma com'è correre a Firenze, a parte il tempo oggi? Umido! Oggi il tempo non ci ha voluto bene perché siamo partiti con la pioggia, però all'arrivo c'è stato il sole e quindi dai, va bene. Ti sei divertita? Mi sono divertita, mi sono stancata perché io poi non è che sono una grandissima atleta, però insomma dai, sono riuscita a fare 42 km in un tempo assolutamente soddisfattissima e mi sono divertita. E poi ho una squadretta, la mia compagna di diciamo, abbiamo fatto ieri la staffetta insieme, Eleonora. Ciao. Noi siamo della Menzana e siamo le prime due donne credo arrivate della nostra Menzana. Però senti, le tue impressioni di questa gara? Io è già il secondo anno che la faccio, quest'anno un po' umida. Però Firenze mi piace un sacco, tornerò anche il prossimo anno. Oggi qui alla Firenze Marathon da Grosseto sei arrivato qui e hai fatto, o si può dire anche uno dei tempi migliori?
Sì, sono contento, sono arrivato 11° maschio e quindi contento delle altre tre keniane davanti. Sono stato molto contento di come ho corso, di come è stata. Ho vissuto l'esperienza di Firenze Marathon perché era la prima volta per me. È stata veramente bella, avevo già fatto tre altre maratone ma questa è la più bella e sono soprattutto contento che mi sono divertito perché avevo fatte altre tre e non mi ero divertito, sempre e mi era passata quasi la voglia. E invece stavolta ho corso veramente bene nonostante la pioggia, a volte anche a vento che ci dava noia e ci ha fatto perdere secondi importanti perché oggi facevo sotto 2:30 occhi chiusi e qualche chilometro c'erano quelle sventolate, ci ha fatto perdere, non ho avuto crisi, ho corso bene dall'inizio alla fine, quindi proprio contento e sto anche bene. Hai vissuto anche la partenza perché è stata veramente bella con tantissima gente e tantissima partecipazione. Sì, uno spettacolo unico veramente qui davanti al Duomo, penso che quando ora poi ci prendiamo le foto col Duomo dietro, con questo arrivo, 10.000 persone, è un ricordo bellissimo che ho condiviso con i miei amici dell'Atletica Costa d'Argento e quelli dell'Atletica Grosseto Bancatema, quindi ora non finisce qui, ci divertiamo anche oggi pomeriggio e speriamo che ora vada a controllare se anche loro hanno fatto un bel tempo. Ciao, fatti vedere con la... Non mi hanno ancora dato la medaglia. Non ti hanno ancora dato la medaglia. Senti, più avanti te la danno. Senti, la nostra coniglietta, com'è andata? Hai gareggiato? Benissimo. Così? Sì. No, vabbè, diciamo che io sono abbastanza abituata, dato che ne corro una settimana, come forse qualcuno sa. Comunque Firenze è sempre stupenda, sempre meravigliosa. Oggi, diciamo, il tempo non ci ha... Ecco, non ci ha graziato perché praticamente ha diluviato fino al 40°, però ci ha fatto fare un bel arrivo, dai. Alla fine, ma non hai avuto freddo? No, guarda, benissimo, avevo la mia giacchettina, vedi, guarda, l'ho tenuta fino alla fine. Vabbè. Le orecchie che ti hanno tenuto caldo? Sì, guarda, le orecchie che mi volavano via per colpa del vento. Comunque tutto bene, cose di ordinaria amministrazione per noi conigli. Senti, ma l'impressione di questa gara, il percorso? Bellissimo, vabbè, Firenze... L'hai trovato facile e difficile? No, Firenze non è una maratona facilissima perché hai visto ci sono molti saliscendi, però è sempre un percorso ricco di fascino, soprattutto ricco di cultura, qui corriamo nella storia, nell'arte, quindi consiglio a tutti di venire a Firenze perché è una maratona indimenticabile.